Sicuramente la conoscenza e l'analisi dei dati costituisce un elemento necessario per programmare e poi attuare politiche a sostegno delle realtà economiche del territorio. Per quanto riguarda nello specifico la realtà in cui io mi trovo ad operare, la direzione competente in materia di politiche del lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, al nostro interno c'è un ufficio specifico che si chiama Osservatorio del Mercato del Lavoro, dove questa attività viene svolta quotidianamente e utilizzando come basi anche il lavoro del censimento delle imprese, in generale i dati elaborati dall'Istat e da tutti gli altri istituti soggetti competenti. Questa analisi costante e condivisa anche con le parti sociali rappresenta un terreno comune importantissimo di conoscenza, di consapevolezza, da cui poi sviluppare le valutazioni che portano il decisore politico ad elaborare le politiche implementate sul territorio regionale. Quindi sicuramente l'analisi dei dati costituisce un elemento fondamentale sia per elaborare le politiche, ma poi anche per valutarne l'efficacia e condividere quelli che sono gli adeguamenti, le modifiche necessarie per fare in modo di avere strumenti che siano sempre costantemente aggiornati e rispondenti a quelle che sono le esigenze del tessuto economico del territorio.